siamo distanziati nel modo giusto, questa... da sindaco, mascherina. Va bene, questa era la parte diciamo così, istituzionale che dovevamo dire. Allora io vi ringrazio per la presenza a questa nuova inaugurazione, per il riallestimento. Oggi è una giornata importante per la città di Chieri, città di Chieri che ha questo gioiello da mostrare, e da oggi con il nuovo allestimento e un nuovo percorso espositivo i cittadini non solo di Chieri ma quantomeno di tutto il Piemonte potranno godere e fruire di una nuova esposizione, di un nuovo museo in cui la storia di Chieri, la storia del tessile viene esposta in una maniera nuova, in una maniera che crediamo possa attrarre anche generazioni di più giovani. È un percorso che io ho fatto in anteprima pochi minuti fa, è veramente stimolante. Penso che i tesori che sono racchiusi qui dentro rappresentino un bene materiale importante per la nostra città e per chiunque voglia approfondire il tema, ma si sente anche il bene immateriale, quindi la cultura, la storia, la nostra storia, che è la storia di tantissimi chieresi che hanno lavorato nel tessile, tantissimi chieresi che lavorano ancora nel tessile, perché non si parla di passato, esclusivamente di passato, ma di presente, anche di futuro. Noi abbiamo esempi qui tra noi di imprenditori che col tessile vivono e danno da vivere, sono dei creatori d'arte, perché ci sono delle opere, possiamo parlare di opere che sono veramente bellissime e con cui Chieri si distingue nel mondo. E per questo motivo io devo ovviamente ringraziare la nostra presidente Melanie Zefferino per il lavoro che con grande determinazione, convinzione e preparazione ha svolto e sta svolgendo, e grazie ovviamente a tutti i volontari e le volontarie senza i quali un museo, un'opera di questo tipo non sarebbe potuta esistere. Quindi da oggi credo che possiamo riprendere un percorso e una nuova... È un po' un segno anche della ripartenza. Noi siamo molto orgogliosi e vicini come amministrazione a questo museo e a chi lo anima e lo animerà. Quindi grazie di cuore per il lavoro che state svolgendo e ad maiora. Buongiorno a tutti e... permettetemi di condividere l'emozione di questa giornata. Sapete quanto io tenessi alla riapertura di questo museo, che rappresenta senz'altro un polo culturale importantissimo per la città, e quindi il mio grazie va oggi a tutti coloro che hanno lavorato incessantemente perché questo risultato si potesse raggiungere, in particolare i volontari, tutti voi volontari, mi unisco in questo ringraziamento del sindaco, tutti i colleghi degli uffici del comune di Chieri, che ciascuno per la loro parte ha dato sostegno affinché questo progetto si realizzasse, oggi questa inaugurazione fosse possibile. Ringrazio il consiglio di amministrazione della Fondazione del Tessile, del Museo del Tessile, in particolare permettetemi Laura Vaschetti, che davvero ha sostenuto, ci ha sostenuto in questo progetto, in questa ambizione, in questa visione, e naturalmente un grazie immenso a Melanie che ha accolto la nostra sfida e l'ha vinta, lasciatevi dire adesso. Voi vedrete un museo davvero bello, davvero particolare, un orgoglio per Chieri. Le nostre ambizioni sul tessile, sulla cultura, su quello che la città può dare sono molto alte. Oggi è una partenza, come ha detto il sindaco, ricordo una sua frase il giorno in cui fu eletto, disse: bene, il meno è stato fatto, ed è proprio così. Da oggi si parte, Melanie
Laura, commendatore Martinetto, Enrico e poi mi ricordiamo anche Renato Vasino e tutti voi volontari. Da oggi si parte e si va avanti perché il tessile rappresenta sicuramente un'identità per Chieri e la città ha ancora tanto da dire e da dare su questo. Grazie. Ciao Chieri! Oggi è un bellissimo giorno, raccogliamo i frutti di tanti mesi di lavoro fatti con i volontari in questo museo in tempi difficili in cui si veniva con la mascherina, con difficoltà e tante persone hanno collaborato mettendo a servizio di questo piccolo museo competenze professionali che hanno ancora, non vanno via quando si va in pensione, ciascuno a suo modo. E questo piccolo museo è un po', come dire, la pentola di zio Paperone che faceva il minestrone dove uno portava una cipolla, uno una carota, un'altra cosa e quindi qui c'è lo sforzo del comune che ha fatto un intervento straordinario di manutenzione, così come la conservazione che è una parte di lavoro che non si vede ma assolutamente importante perché tutti i telai sono stati trattati perché si conservassero e poterli strappare insomma dall'azione del tempo e dei tarli e gli imprenditori che ci hanno sostenuto anche aiutandoci con i materiali in tantissimi modi, così come molti professionisti della città hanno operato anche in parte volontariamente a titolo gratuito finché potessimo approfittare di questa chiusura e siamo stati fortunati, abbiamo avuto il tempo per una riflessione, per un riordino e per una riapertura facendo tesoro anche di cose che erano state fatte prima, ad esempio grazie al progetto Civica abbiamo fatto tesoro dei video realizzati da Pietro Robusto che vedrete presentati qui e che ci permettono di stratificare i contenuti di questo museo che porta la memoria, porta il cuore, porta i tessuti di tante famiglie di Chieri, di tante aziende, di tante persone che ne fanno parte. È una storia di tutti, ma non è solo storia, si apre al contemporaneo anche grazie a una rinnovata collaborazione col comune di Chieri, per cui il museo non è solo il passato ma è anche il presente e infatti lo vediamo con le generazioni giovani che lavorano qui con la mostra di Lisa Fontana, perché questo luogo non è solo un luogo di arti applicate, di artigianato, di lavoro, ma è anche un luogo di socialità, è un posto in cui si combina il lavoro delle giovani generazioni e un tempo da godere, da usare in modo diverso per le generazioni che invece hanno terminato i loro anni di lavoro, quindi c'è una convivenza, una relazione intergenerazionale che è importante, che speriamo di implementare ancora maggiormente. Per questo abbiamo riaperto il laboratorio di tessitura e ci sono diversi progetti in corso che speriamo di poter portare avanti già a partire dall'autunno prossimo e dall'estate, che speriamo sia una bella estate qui al museo. Quindi io colgo l'occasione per ringraziare di nuovo tutti e passerei la parola a Enrico Vergnano che rappresenta PDV, oggi Giuseppe non c'è, è assente, lui è membro del consiglio di amministrazione, quindi è un consigliere, è un amico carissimo per il quale io ho lavorato qui a Chieri tanti, tanti anni fa e quindi lui ancora mi comanda e io obbedisco. Non mi permetterei mai di comandare, devo allontanarmi un po' forse di comandare la presidente del museo, però è stato bello il passato ed è bello ancora attualizzare questa situazione di scambio tra industria, quindi tra produzione contemporanea di tessuti sul territorio e cultura, storia e una visione più artistica che è quella che sta coltivando Melanie. Speriamo che questo connubio, questo binomio abbia ancora tanto da apportare alla cultura tessile chierese contemporanea e anche in proiezione verso il futuro. Perché ci crediamo davvero, ci sono
ci sono esperienze, ci sono passaggi generazionali, si può investire nella formazione, nell'istruzione, oltre che nello scambio proprio anche a livello artistico e produttivo. Quindi ben venga questa nuova energia, questo entusiasmo per cosa riguarda la cultura dei tessuti qui a Chieri. Noi ci crediamo, lo viviamo ogni giorno, è da tanto che facciamo stoffa e vogliamo continuare a farne tanta in futuro. Grazie. Bravo Enrico. E adesso passo la parola al commendatore Martinetto e poi a Laura Vaschetti che... Grazie. Non ne ho titolo per parlare, però da una persona che da 74 anni lavora nel tessile è evidente che questo non possa che fare un grandissimo piacere il vedere questo museo così rinnovato. Vorrei ricordare anche una cosa, c'è questo museo, ma a gioire con noi credo che oggi siano anche altri che non ci sono più, ad esempio Brunetti, che questo museo l'ha voluto. Sono sicuro che da dove oggi partecipo a questa nostra. Grazie all'amministrazione comunale, davvero grazie, e grazie all'entusiasmo e alla capacità della Presidente. Non avrei altro da aggiungere, buona giornata. Grazie a tutti di essere qui, io solo voglio salutare e ringrazio, mi unisco anche ai ringraziamenti a Melanie soprattutto, perché una cosa che non è stata detta e devo dirla è veramente la sua capacità incredibile di trasmettere entusiasmo. Quindi è vero che i volontari hanno lavorato e sono appunto volontari, quindi lavorano volontariamente. Ma questo lavorare e mettersi a disposizione è proprio grazie anche al fatto che Melanie riesce con l'esempio e con l'entusiasmo a trasmettere tantissimo, e questo ci tengo a dirlo. E una seconda cosa soltanto, quindi grazie Melanie, in quanto rappresentante dell'amministrazione comunale presso il Consiglio di Amministrazione voglio solo ricordare che tra le novità del museo ci sono dei pezzi importanti della collezione di Fiber Art che per la prima volta sono esposti qui in museo, che quindi potrete ammirare. E poi solo due cose di proprio organizzative. Siccome siete molti e il numero massimo all'interno è di 20 persone, quindi io vi pregherei, dopo l'ingresso dell'autorità al taglio del nastro, vi contiamo. Poi chi entra per cortesia segna nome e la mail, questo è obbligatorio, so che c'è la privacy, ma per le norme anti-Covid dobbiamo farlo. Solo chi vuole, quindi seguirete il percorso, chi entra di qua direttamente, il percorso di visita. All'uscita chi vuole può compilare un questionario, che è un questionario di gradimento, e lasciar cadere, c'è un secchiello sotto, che vedrete, i fogli in maniera che non vengano toccati nel bookshop, ma comunque ve lo mostriamo. Chi non entra subito adesso è pregato di accomodarsi invece di là alla porta del tessile, fa semplicemente il giro inverso, d'accordo? Poi verrete accompagnati a fare il giro. E lì c'è la mostra di Lisa Fontana, naturalmente, che potrete ammirare, e semplicemente ci scambiamo. Grazie molte, grazie. E ancora solo un piccolo omaggio del sindaco e dell'amministrazione a Melanie.